La parola del Signore. Le profezie dell'Apocalisse si stanno compiendo. Giorno per giorno l'umanità, il mondo, sta andando verso una fine. Ecco perché c'è bisogno di credere all'Evangelo. C'è bisogno di credere in Gesù. Come sta scritto nella parola del Signore, perché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia la vita eterna. Chi ha il figlio ha la vita, ma chi non ha il figlio non ha la vita. Tu devi accogliere il figlio, amen. Devi accogliere il figlio di Dio nel tuo cuore, ti devi pentire, devi accettare la verità, devi accogliere la parola di Dio nel tuo cuore e la parola di Dio produrrà un cambiamento, una rinascita, una illuminazione nel tuo cuore. Alleluia! E il Signore ti salverà. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa. Pentiti dei tuoi peccati, Gesù, questa mattina. Pentiti dei tuoi idoli. Pentiti delle tue menzogne. Abbandona. Pentiti della tua malvagità. Abbandona ogni menzogna che ti hanno insegnato. Sapete che ci sono tante menzogne che gli uomini insegnano? Ti hanno insegnato che devi pregare una statua, che ti devi inginocchiare davanti a un santo, ti devi inginocchiare davanti a una Madonna. Ti insegnano queste cose, ma sono false. La Bibbia non dice che bisogna inginocchiarsi davanti alle statue. Anzi, la Bibbia dice che non bisogna fare queste cose, perché queste cose sono malvagie. Chi si inginocchia davanti a un santo di legno, a una santa di legno, a una statua di una Madonna, di una santa, quello è un errore. Bisogna cercare solo Gesù. Questa è la verità. Gesù è morto per te. Non è morto Padre Pio per te alla croce. Non è morta la cosiddetta Santa Agata o Santa Rosalia o Santa di qua, Santa di là. Ma è morto solo Gesù. Il Figlio di Dio. Tutti gli altri sono esseri umani e non ci possono salvare. Alleluia. Gloria a te Padre, alleluia, benedisce Padre. Alleluia. Nemmeno Buddha ti può salvare, nemmeno Maometto, nessun uomo, nessun profeta ti può salvare, nessuna religione, ma solo Gesù, il figliuolo di Dio, il re dei re, il Messia. Non chiudere il tuo cuore, perché se no ti perderai. Chi non crede in Gesù sarà perduto. Chi non crede in Gesù, chi non crede in Gesù perderà la sua anima, perderà la sua vita. Ecco perché siamo qui a predicare, per dirvi la verità. Pentitevi dei vostri peccati e aggrappatevi a Cristo e troverete la luce che viene dal Signore, perché Gesù è la vera luce. Gesù è la via, la verità e la vita. Solo in Lui c'è la redenzione, nel suo sangue che Egli ha versato alla croce per noi. Oh, alleluia, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questa è la verità. Accogliete questa verità. È solo Gesù
l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nessun altro può togliere i nostri peccati. Nessuna religione, nessun partito politico, nessuna filosofia, nessun uomo, nessun profeta, nessun santo, ma solo Gesù può togliere i nostri peccati. Quando noi ci pentiamo e lo invochiamo, poiché la Bibbia dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Invocate il nome del Signore, cercate il Signore, cari, in questi tempi finali della storia, perché noi stiamo vivendo negli ultimi giorni, come dice la Bibbia, nei tempi della fine. Gesù può perdonare i tuoi peccati. Ecco perché c'è bisogno che ci accostiamo a Lui. Accostatevi a Dio, avvicinatevi a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi, perché dice la Bibbia che il Signore guarda dal cielo per vedere se c'è qualcuno che abbia intendimento, che abbia conoscenza, che abbia intelligenza e lo cerchi. Questa è la vera intelligenza, cari, di Spadafora, cercare il Signore. Ma tu cosa cerchi in questa vita? Cerchi i piaceri? Cosa cerchi in questa vita? Il denaro, il successo, le ricchezze? Cosa cerchi? Cosa stai cercando? Non ti affaticare per le cose passeggere che finiranno, che scompariranno, ma impegnati nel cercare Dio, dedicati a cercare Dio, perché il Signore ricompensa quelli che lo cercano. Alleluia, dice la Bibbia. Alleluia, cercate e troverete, dice la Scrittura. Alleluia. Nel Salmo 14 verso 2 dice la Bibbia, alleluia, la santa parola di Dio: l'Eterno il Dio guarda dal cielo sui figli degli uomini per vedere se vi sia qualcuno che abbia intendimento, alleluia, che cerchi Dio. Alleluia. La vera intelligenza è cercare Dio e cercare la sua parola. Se tu non stai cercando Dio, tu non hai l'intelligenza. Sei uno stolto, lo dice la Bibbia. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Le persone incredule, le persone che dicono che Dio non c'è, quelli che sono increduli sono stolti, non hanno intelligenza, non hanno la sapienza. Ecco perché il mondo in queste condizioni è un mondo pieno di cattiveria, di malvagità, è un mondo che si sta rovinando, dove c'è l'odio, la violenza, la cattiveria, dove gli uomini sono dominati dalla malvagità, dal peccato. Amano il denaro, amano i soldi, amano i piaceri, amano i divertimenti, sono stolti. Hanno perso la sapienza, non hanno la conoscenza e sono dominati dal diavolo, che li porta a bestemmiare, li porta a rubare. Il diavolo li porta a tradire la moglie, il diavolo ti porta verso le tentazioni, verso il vizio, verso la rovina. Ma Gesù ti vuole salvare, alleluia. Gesù è venuto dal cielo per salvare coloro che erano persi. Alleluia. Oh, alleluia. Anima che ascolti, Gesù ti vuole salvare dalla tua rovina.
Gesù ti vuole salvare. Ascolta dalla tua condizione. Gesù è venuto dal cielo. Gloria a te. Ma lui è il figlio del Dio vivente. Amen. E gli venne per essere il buon pastore. Alleluia. Di coloro che credono. Benedica. E quando noi crediamo, alleluia, alleluia, il Signore ci guida nella retta via. Gesù. E noi siamo il suo gregge. Noi siamo le sue pecore e lui è il buon pastore che ci guida, che ci sostiene, che ci illumina. Dio vi benedica, cari. Devi Signore buono questa mattina. Devi conoscere il grande amore di Dio. Amen. Perché questa è la vita eterna. Che conoscano il vero Dio. Il vero Dio è il Dio di Israele. Amen. Il vero Dio è il Dio della Bibbia. Il Santo. Il vero Dio è Gesù Cristo. Il giusto. Il vero Dio è il Dio che abita nei cieli. Il Redentore. Il vero Dio non si trova nelle statue. Il Re di Gloria. Il vero Dio, alleluia, non si trova nelle immagini di legno, come tanti pregano le immagini, adorano le immagini, venerano le immagini, le statue dei loro santi, delle loro sante, ma lì non c'è Dio. Il vero Dio nei cieli è nella gloria, è nel regno eterno. Il vero Dio è nella Bibbia, alleluia, non è in una statua. Il vero Dio non è nel Vaticano. Il vero Dio non è nell'Islam. Il vero Dio non è nel buddismo. Il vero Dio non è nella politica. Il vero Dio è nei cieli, alleluia, alleluia. Ed è nella Bibbia, nella persona di Gesù Cristo. Amen. Che è l'immagine del Dio invisibile. Alleluia. Alleluia. Se tu guardi a Cristo con gli occhi della fede, tu conoscerai il vero Dio. Se tu ti avvicini a Cristo con il tuo cuore, tu incontrerai il vero Dio. E il vero Dio ti illuminerà, ti guarirà, ti darà la pace, alleluia, la speranza. Tu troverai la serenità nel tuo cuore. Questo mondo è pieno di mali, è un mondo pieno di cattiveria, di odio, invidia, dove le persone sono nervose, stressate, le persone sono agitate. In questo mondo non c'è pace, è un mondo pieno di guerre, criminalità, malattie, virus, epidemie, carestie, terremoti. È un mondo che sta andando verso la fine. Dio vi benedica. In Cristo possiamo trovare la pace. Alleluia. In Cristo possiamo trovare la speranza. Avvicinati a Cristo, cara donna. Caro uomo, avvicinati a Cristo. Avvicinatevi a Cristo. Alleluia. Perché Lui è la speranza delle genti. Lui è la salvezza che Dio Padre ha mandato. Lui è la vita eterna, alleluia, che è venuto dal cielo per illuminare i nostri cuori. Oggi purtroppo la maggior parte degli uomini non hanno la fede. La maggior parte degli uomini sono perduti, sono confusi, sono schiavi dei vizi, sono schiavi del male. La maggior parte degli esseri umani sono persi nei cattivi desideri, ma Gesù Cristo è venuto per renderci liberi, per renderci liberi nell'anima, nel cuore. Alleluia! È venuto per salvare. Amen. Alleluia. Gesù è venuto per purificare i nostri cuori, per darci un cuore nuovo, un cuore puro. Vai a Gesù. Perché solo mattina, con un cuore puro noi possiamo vedere Dio. Beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Ce l'avete un cuore puro? Avete voi un cuore puro? Cosa c'è nei vostri cuori? C'è il bene o c'è il male? C'è la luce o c'è il buio? Cosa c'è nel tuo cuore, caro che mi ascolti, cara che mi ascolti?
c'è Gesù nel tuo cuore o c'è il diavolo? Oggi purtroppo tante persone hanno il diavolo nei loro cuori. V'è scritto così nella Ma sua Gesù parola. Ci illumina, alleluia. Lavatevi, Signore, amen. Purificatevi, è scritto nell'Isaia capitolo 1, amen. Al versetto 16. V'è scritta così la sua santa e divina parola. Alleluia. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Voi, dice Gesù, voi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Devi lasciare la malvagità, devi lasciare l'ingiustizia, devi dare gioia e gloria a Dio, devi amare il Signore, amare il tuo prossimo, fin anche il tuo nemico, se vuoi veramente servire il Signore. Apri il tuo cuore a Gesù questa mattina, perché Gesù ti ama. Gesù è venuto per dare a te in questo giorno un messaggio di speranza. Tu che sei nella disperazione, tu che sei nell'odio, nel rancore, nell'amarezza, nell'ingiustizia, vai a Gesù questa mattina. Gesù ti invita ad andare a Lui gratuitamente.